Un tempo in equilibrio, il primo, e uno completamente in discesa, il secondo. E alla fine la povera Amiternina deve tornare a casa con 5 reti sul groppone, che sicuramente suonano come una punizione eccessiva, se non altro per l'impegno messo in campo. Ma a parziale giustificazione della debacle ospite, va anche detto delle numerose assenze che i giallorossi hanno accusato in questa circostanza. E il Paterno? Cinico come poche altre volte era capitato di vedere. E le reti messe a segno stanno lì a testimoniare la prestazione dei nerazzurri. Si incomincia con questa discesa di Tinari, che crossa dalla parte opposta dove c'è Di Girolamo che osserva preoccupato quanto basta. Un minuto dopo i marsicani passano per la prima volta. La palla parte dal settore sinistro alla ricerca di un attaccante che però non c'è. Una mano la dà involontariamente Marino D'Alessandro, che infila il proprio portiere nel modo che vediamo. Un destro alto di Cancelli precede di poco questa iniziativa di Cordischi, che mette in area dove Mercogliano arriva con un attimo di ritardo. 23esimo, Domenico Di Alessandro prova il destro dai 25 metri, ma Di Girolamo è sulla traiettoria e controlla con lo sguardo. 28esima, azione manovrata dei marsicani al termine della quale Cordischi sfiora la rete, dopo una ripartenza molto ben elaborata. Al 37esimo il Paterno potrebbe raddoppiare. In area giallorossa Mercogliano viene atterrato proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che punta deciso l'indice sul dischetto del rigore. Sul pallone va Mastroianni, che calcia angolato, ma Rossetti intuisce e vola a deviare sulla propria destra. E passiamo ora a vedere cosa ha offerto la ripresa. Si inizia con la Amiternina, che va vicinissima al pareggio, con questa azione concitata in area locale, al termine della quale gli aquilani reclamano un calcio di rigore per una spinta ad un loro giocatore. Il tutto mentre Di Girolamo riesce a fermare la sfera proprio sulla riga di porta, un attimo prima che finisca oltre. Gol mancato, gol subito. La dura legge del calcio scatta inesorabile anche stavolta. Cordischi al cross dalla sinistra e l'impatto aereo di Iaboni si rivela fatale per la Amiternina, che va sotto per 2-0 quasi senza avere colpe. Ma i ragazzi di Angelone trovano ancora la forza per reagire. Al nono però Di Girolamo ci mette ancora una pezza e riesce a deviare sul fondo. Bravo in questa circostanza il portiere di casa, ma da condanna inesorabile qualche minuto dopo, quando si impapera su un cross teso di Tinari dalla sinistra, lasciando passare il pallone che si insacca alle sue spalle. La Amiternina adesso sembra crederci con maggiore convinzione, ma al 23esimo il Paterno passa per la terza volta. È Mercogliano a deviare di testa in fondo al sacco, finalizzando una palla partita inizialmente dalla battuta di un corner. A questo punto gli ospiti crollano definitivamente e 5 minuti più tardi Conè firma il poker, impattando di testa all'altezza del secondo palo, chiudendo di fatto una partita che adesso per il Paterno diventa pura accademia. C'è ancora il tempo per vedere la quinta rete realizzata nuovamente dall'avanzato Iaboni, che replica in tutto e per tutto il gol del 2-0 con una capocciata che non lascia scampo a Rossetti. Per chiudere vi mostriamo la conclusione di Pezzotti, che spedisce la sfera a picchiare contro la parte superiore della traversa, ma tutto questo a tempo abbondantemente scaduto. Vincenzino Angelone, allora è finita in goleada, però insomma questa Amiternina era priva di troppi titolari, troppi ragazzi in campo. Sì, ma al di là delle assenze che noi sapevamo, i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, perché nel primo tempo ce la siamo giocata abbastanza bene, stavamo 1-0. Poi all'inizio del secondo tempo, se l'arbitro dà rigore d'espulsione è un'azione clamorosa, magari loro in 10 potevano subirci in qualche modo. Invece poi col proseguo del gioco abbiamo preso questi gol tutti quanti su calcio da fermo, dove oggi la struttura fisica era molto molto superiore alla loro, e là non c'è stata più partita. Però i ragazzi il secondo tempo avevamo quasi completamente minoris in campo e sono comportati bene, dai, hanno fatto la loro partita. Il risultato secondo me è anche un po' bugiardo, perché nel secondo tempo abbiamo colpito una traversa, siamo arrivati davanti al portiere un paio di volte. Niente, dobbiamo adesso durante la sosta ricompattarci, cercare di prendere qualche persona di esperienza per poter uscire da questa situazione. Però questa squadra, per quello che ha mostrato oggi, al di là dei 5 gol subiti, sembra avere le possibilità per tirarsi fuori da quella posizione in classifica. Ma così è difficile, perché siamo troppo giovani, come ho detto poc'anzi, e inesperti. Abbiamo visto oggi che su 4 calcio d'angolo abbiamo preso 4 gol, quindi poi fai anche una prestazione di buon livello come oggi, perché dai tutto, però poi in quelle situazioni di facile lettura prendi il gol e comprometti la partita. Assolutamente ci abbiamo bisogno di qualcosa per tirarci fuori da questa situazione. Grazie mister. Tonino Torti, allora 5 gol, partita tutto sommato facile, però nel secondo tempo stavate per rimettere in gioco gli avversari. Le partite non sono mai facili, d'altronde la Amiternina è una squadra che se la gioca sempre la partita, ha dei giovani interessanti, anche oggi l'ha dimostrato. Giustamente sul 2-0 loro ovviamente hanno avuto la reazione che devono avere una squadra che sta perdendo, l'hanno fatto bene, hanno accorciato.
E poi noi siamo stati bravi a sfruttare bene i calci piazzati, che era un po' di tempo che non riuscivamo a farlo. Abbiamo battuto bene questi calci piazzati, abbiamo dei saltatori importanti e questo ha fatto sì che poi la partita si incanalasse su quel risultato. Certo, l'espulsione ci ha avvantaggiato ancora di più, anche se certe cose capisco che uno magari, però secondo me sarebbe bello non farle certe reazioni, no? Anche per un discorso di pubblico che ti vede qualcuno. Però ecco, sapevamo che era la partita difficile, venivamo da due sconfitte, noi volevamo fare i tre punti a tutti i costi per ripartire, l'abbiamo fatto e siamo contenti. Scippolo, ottima partita, ottimo esordio qui in casa. Beh, io l'avevo chiamato una decina di giorni fa, però poi il telefonino non riusciva a parlargli, poi tre giorni fa ci siamo risentiti, sono riuscito a parlargli, lo volevo portare prima, però l'importante è che è venuto a darci una mano e sicuramente ci darà una grossa mano, perché è un giocatore che sulla fascia sinistra può fare bene tutti e tre i ruoli, alto, intermedio e basso, per cui a noi sicuramente ci darà una grossa mano in questo senso.